Paola Ferrari torna su Diletta Leotta, non parlo di lei perché mi annoia. Paola Ferrari, spera di far divertire i telespettatori che mi seguono. Paola Ferrari ha il volto scelto dalla Rai per raccontare l'avventura azzurra all'Europeo di calcio in Germania con la trasmissione Notti Europee che va in onda tutte le sere su Rai 1 al termine della partita in programmazione. La bella e brava giornalista sportiva che è affiancata da Marco Mazzocchi in questa nuova sfida televisiva, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo TV nella quale ha parlato di come si sente ogni volta che è al timone di questi tipi di programma. Quando ci sono queste lunghe maratone televisive spero sempre di riuscire a trasmettere il mio divertimento anche ai telespettatori che ci seguono. Ha riferito la Ferrari che poi ha aggiunto che ogni europeo o mondiale è un'avventura a sé, un'immersione totale non soltanto per me, ma anche per tutti gli italiani che in questi giorni seguono soltanto ciò che accade all'Italia come giusto che sia. Paola Ferrari e l'europeo, mi auguro con tutto il cuore che l'Italia vinca. Paola Ferrari, dopo aver parlato del programma che conduce in occasione degli europei di calcio, ha poi espresso il suo parere in merito a ciò che potrebbe fare l'Italia a questa edizione dell'importante campionato calcistico. A tal riguardo, la giornalista ha detto, è vero che l'Italia non è tra le favorite, ma Luciano Spalletti è un grande uomo. Vediamo se riuscirà a ricostruire quel gruppo che aveva creato Roberto Mancini e che aveva rappresentato il nostro punto di forza permettendoci di arrivare a conquistare la vittoria. Io me lo auguro con tutto il cuore. Subito dopo ha parlato dell'europeo che ricorda con più piacere ed ha ovviamente detto che è stato l'ultimo, in quanto l'Italia ha vinto quando nessuno se lo aspettava e poi perché lei conduceva i prepartita da una terrazza sullo stadio olimpico e questo ha permesso a lei e ai colleghi di sentire i cori quando le partite si giocavano nello stadio romano. Paola Ferrari su Diletta Leotta, di lei non parlo più perché mi annoia farlo. La conduttrice di Notti Europee ha concluso l'intervista riferendo che il suo mondiale del cuore è quello di Germania 2006 quando l'Italia si laureò campione del mondo nella finale di Berlino contro la Francia perché nonostante sia rimasta lontana dai figli per un mese è stato molto bello condividere le emozioni vissute con i tanti italiani all'estero. Infine è tornata a parlare di Diletta Leotta e come già fatto in precedenza quando disse che è preparata e che porta introiti pubblicitari, ma non vorrebbe che sua figlia Virginia fosse come lei, non ha avuto parole gentili nei suoi confronti. La Ferrari, infatti, ha detto, grazie a Dio, mia figlia si è laureata velocemente ed ora lavora come produttrice televisiva a Londra ed ha tutt'altro che certe idee in testa. Per fortuna ci sono ragazze che lavorano con la testa e non con la bellezza. Poi ha aggiunto, della Leotta non parlo più perché mi annoia.